così. Ecco. Rispetto a, a domenica scorsa, la partita col Villavalle, si è visto tutto un altro Legnano. È veramente un peccato non aver portato a casa i tre punti, ma è una grande iniezione di fiducia, penso, questa partita. Sì, sì, sono d'accordo. Io credo che il Legnano, su 10 partite, quella che ha sbagliato è domenica, fuori discussione. Nessuno vuole trovare alibi. Domenica scorsa è stata la partita peggiore da quando sono sulla panchina del Legnano. Mi assumo le responsabilità, una squadra così non può fare quelle gare. E quindi sicuramente da bocciare. Quella di oggi si è visto un grande Legnano che ha saputo gestire una gara non semplice. Io quello avevo detto ai ragazzi, oggi quello che vi chiedo è non farvi condizionare da nessun evento, perché oggi di eventi strani, strani, quando parlo di strani nulla di che, eventi di falli a gioco fermo, provocazioni, ce ne saranno una ogni minuto, quindi stiamo in partita, non ci disuniamo, non ci nervosiamo. Quindi faccio sicuramente un grandissimo complimenti ai ragazzi per l'atteggiamento, hanno saputo soffrire, hanno giocato col cuore, hanno giocato con la testa, hanno giocato per la squadra, quindi da quel punto di vista lì sono stati bravi. Non era una gara semplice perché abbiamo giocato contro una squadra di mestieranti, comunque una squadra che ha avuto l'atteggiamento, quello di spezzare sempre il gioco, di non farci mai giocare con continuità, di non farci palleggiare, di non farli correre. Quindi non era facile, tatticamente ci allungavano sempre la squadra con queste palle continue sopra, quindi non siamo riusciti a fare sicuramente quello che volevamo dal punto di vista tecnico-tattico, però a tratti l'abbiamo giocata, abbiamo creato qualcosina, non abbiamo fatto una grandissima partita dal punto di vista tecnico, secondo me si poteva fare qualcosa in più, soprattutto quando sono rimasti in 10, però io oggi ragazzi posso fare solo i complimenti per l'atteggiamento che hanno avuto e per la prestazione che hanno fatto. Le scelte iniziali di lasciare fuori parecchie foglie, i corpi e quant'altro? Ma sicuramente non sono dovute, soltanto che sapendo un po' i loro due attaccanti che potevano giocare, magari mi aspettavo Marzegli e Bertani, erano due attaccanti comunque di grande esperienza, quindi ho pensato che magari in una partita così, per non bruciare un po' anche le tappe di Armando, poteva andare bene gente, giocatori come Ciappellano e Nava. Il fatto di tenere Armando giocando loro a 5 poteva darmi una mano, Micoli su palla, su catena dalla parte opposta sinistra loro, che magari mi aspettavo qualche cross dentro. Armando poteva essere bravo quando entrare e difendere a 3, comunque con struttura, un giocatore più bravo nella fase difensiva di Valerio. Era una partita che me la volevo giocare un po' nei due tempi, quindi ho detto cerco di capire che partita è, di rimanere in partita, di non uscire mentalmente. Poi a un certo punto della gara avevo preparato il cambio, Nava fuori con Valerio dentro per provare a vincerla. È un po' così è stata, perché poi quando è entrato Valerio ha dato grande qualità nella fase offensiva. Diciamo che è stata una partita un po' a due facce da preparare. La scelta di, mi hai detto, di Simone Ricozzi, giusto? La scelta di Ricozzi era cercare di avere Pennati un anche. Sì, vabbè, Rinaldi e Pennati sono due ragazzi che si stanno alternando. La scelta di Ricozzi, ho preferito Perez lì per avere più un palleggiatore e partire con un giocatore di esperienza in mezzo al campo, che magari Perez da mezzala non ha ancora la gamba per comunque buttarsi dentro, magari da play doveva percorrere meno raggio d'azione, mi dava un po' più palleggio che palle sopra, quindi secondo me Perez ha fatto una buona gara. Poi anche Simone Ricozzi quando è entrato ha allungato un po' la squadra e siamo ripartiti bene. In fase conclusiva manchiamo parecchio, nel primo tempo siamo andati diverse volte al limite dell'area con belle azioni, belle giocate, poi manchiamo completamente nella fase finale, nella fase conclusiva. È un problema che andrà risolto? Ma sì, loro sicuramente contro questi magari bisogna far meno cross e cercare di andare più dentro. L'azione perfetta è stata quella palla di Alvitrez a Cucuzza che fa muro per Rinaldi che va dentro, che poi la svirgola un po'. Era più da fare una partita di gioco con palla a terra che di cross da fondo, sapendo che la loro difesa erano più piccole da 1,90. Una cosa che ci ha un po' preoccupato quando è uscito Perez, perché ho visto che è stato un attimo a terra, non ci sono crampi. Ah, ok, crampi, campo comunque pesante, era una vita che non ha 7 mesi che non giocava 70 minuti, quindi crampi.
Grazie. Grazie. Non so se vuole commentare o se è il caso di lasciar perdere. Molto nervosismo non solo durante la partita, ma anche dopo. Mi ha sentito veramente delle tensioni dagli spogliatoi preoccupanti, insomma, da parte di una squadra che prima è classifica. Sì, però diciamo che queste cose lasciamole stare. Io, nel senso, io parlo di quello che ho visto il campo, poi sai, fuori è stata comunque una partita tirata, una partita sentita, quindi non ho neanche visto, sinceramente. Io sono solo contento dell'atteggiamento che ha avuto. Sì, sì, però ripeto, io sono contento. L'atteggiamento dei miei ragazzi, l'atteggiamento della mia società fuori dal campo, l'atteggiamento dei tifosi, che era una partita dove potevano anche loro andare fuori di testa, sono stati. Hanno fatto il tifo, incitato la squadra per 90 minuti, sempre con sportività e lealtà. Quindi io guardo il mio Legnano, di quello che succede fuori non mi interessa. Adesso abbiamo finito il ciclo di ferro, non facciamoci ingannare pensando che il prossimo sia facile, non lo sono, però chiaramente bisogna ripartire da Arconate. Che difficoltà presenta questa partita? Ma il ciclo di ferro finisce al 6 di maggio. Ogni partita porta delle insidie, quindi noi dobbiamo pensare di essere questi di oggi, tutta la stagione, aggiungendo ancora di più un po' di qualità e un po' di giocate per far male e imporre ancora di più il proprio gioco. Quindi sicuramente la partita di Arconate è una partita difficile, una squadra con molti giocatori di talento, una squadra con tanti giovani che hanno corsa e qualità, quindi adesso tra virgolette ci godiamo questo pareggio, che io personalmente vado a casa contento per un tipo di prestazione, ma io volevo vincere. Io penso che la mia squadra nei minuti finali meritava la vittoria. Se la palla di Pasqua arriva dentro, la bella azione di Riccardo Cucuzza, che ha fatto 80 metri dopo aver preso 10 pugni e 10 scarpate, ha calciato in porta, magari se la metteva Pavesi dietro, però è stato bravo, non posso dire niente. Arrivare lì penso che era poco lucido, però alla fine credo che potevamo vincere. Ce l'ha già commentata lui, ma è un episodio francamente grottesco. L'espulsione di Mario Taillé, cioè, è come spegnere Gandhi. L'espulsione di Mario Taillé è stata perché di solito i palloni li chiamano quelli di casa, loro avevano nascosto 3 palloni, quindi poverino Mario è andato lì, se n'è tornato senza palloni e è stato espulso. Però ci sta, nella storia di un grande dirigente di 50 anni, la prima espulsione, quindi la merita e porterà le paste. La prima espulsione in 50 anni nella partita di oggi ci stava anche Mario, abbiamo visto tutto, ci sta anche quella di Mario. Grazie a voi.